Ciao a tutti ragazzi, qui è giorno. Prima di andare a fare il solito giro dei venditori, volevo dirvi un paio di cose per quelli di voi che mi seguono già su Facebook, lo sanno già appunto. Nelle prossime settimane, anzi già da questa, sarò molto impegnato con il lavoro. Infatti questa settimana non sono riuscito a fare neanche il video sullo State of the Game. Fortuna che non hanno detto niente di importante. Ad ogni modo, la frequenza dei video purtroppo calerà un pochino, ma solo un pochino. Cercherò in ogni caso di tenervi aggiornati su tutto. Per questo vi suggerisco di seguirmi anche sulla mia pagina Facebook, dove mi è più facile sicuramente comunicare con voi per qualsiasi informazione su The Division. Riguardo alla patch, durante lo State of the Game purtroppo non è stata annunciata nessuna data, come già sappiamo. Quello che sappiamo è che la patch è stata inviata sia a Sony che a Microsoft per la review, e quindi si aspetta il via libera definitivo, che probabilmente sarà a giorni. Quindi continuate a prepararvi. Se volete, vi lascio in descrizione il mio precedente video sui consigli da seguire per prepararsi al meglio. Ok, dai, allora bomba sui venditori adesso. Partiamo dal venditore della zona nera alla base delle operazioni. C'è un buon mod elettronica con potenziabilità, un buon acquisto in prospettiva 1.6 per tutti quelli che hanno bisogno di un mod con potenziabilità, che come abbiamo visto saranno molto utili. Venditore delle armi, sempre qui accanto alla porta, diciamo, correte subito a prendere questo FAMAS, che è abbastanza buono. Ha il 21% di danni corazza nemici e letale, reattivo e senza complicazioni. Vi ricordo che il FAMAS diventerà un'arma esotica, quindi difficile da trovare. Comprate questo e forse, non so, anche un paio per avere un paio di roll diversi. Uno potete lasciarlo così, e un altro potete togliere letale per mettere qualcosa che vi aggrada di più, come brutale o competente. Non ci allontaniamo di molto e andiamo dal venditore accanto, che ha degli ottimi guanti con selvaggio, con una buona corazza, buono armi da fuoco e poi danni critici e probabilità di colpo critico. Anche qui, fossi in voi, ne comprerei un paio, perché avere danni e probabilità di colpo critico è abbastanza difficile. Quindi se ne comprate un paio, potete mettere al posto di salute per uccisione i danni arma che vi interessano di più, quindi potete mettere o danni mitra o danni fucili d'assalto, eccetera, eccetera. Io per non sbagliare ne prendo un paio, anche perché adesso sono su PC, quindi questi pezzi mi servono, e voi prendete quante ne volete, non si sa mai. Andiamo dal venditore armamenti avanzati. Adesso l'unica cosa forse interessante è questo AUG con determinato, esperto e violento, un buon mitra con dei talenti buoni per i tattici. Sia determinato che esperto hanno bisogno di elettronica per essere attivati, però sono entrambi ottimi talenti. Se volete provare i mitra con il tattico, questa è un'arma che consiglio. Dal venditore speciale questa settimana segnalo tutte le maschere, a mio avviso buone. La maschera Reclaimer ha un buon roll corazza con elettronica sopra 1200, con probabilità e resistenza al fuoco. Qui, se volete, potete ricalibrare la probabilità in potenziabilità, ma per ricalibrare i pezzi aspetterei l'uscita della patch. C'è la maschera Deadeye su armi da fuoco con salute per uccisione e danni corazza nemici. Buoni attributi anche qui, aspetterei per vedere che aria tira nella 1.6 per ricalibrare qualcosa. Subito dopo c'è anche un'ottima maschera Alpha Bridge con 988 di corazza, poi il roll è su vigore con resistenza ai danni speciali e danni corazza. Questa si potrebbe, secondo me, lasciare anche così. Infine, in basso c'è anche una buona mod prestazioni con il 6% di cure autonome e pronto soccorso, che non è affatto male. Passiamo ai rifugi. Ora iniziamo dalla fuga di Dante, mod vigore con livello corazza. Vi ricordo che nella 1.6 tutti i livelli corazza diventeranno salute, e così anche i mod. Quindi non sottovalutateli, anche nella prossima patch potrebbero essere utili. Andiamo al campo di Hudson Yards. Adesso, dal venditore dell'equipaggiamento, troviamo un mod prestazioni con resistenza danni scudo balistico. Ottimo mod per quelli intenzionati ad usare il set defense o comunque lo scudo in generale. Fa sempre comodo, diciamo, avere un po' di resistenza in più, soprattutto se usato in PvE. Passiamo adesso ai posti di blocco in zona nera. Partiamo dalla 46esima est, dove troviamo un buon mod prestazioni con il 7% di gittata in più della stazione di supporto. Ottimo per tutti i reclaimer lì fuori e anche
Più in basso c'è un freno di volata ampio con il 18% dei danni critici buono da usare per i mitra. Scendiamo adesso alla 31esima, dove possiamo comprare un micro mirino reflex con il 7,5% di probabilità di critico, danni colpo alla testa e gittata ottimale. Un buon mod che vi aumenta di un po' la probabilità di critico. Se non avete uno di questi, compratelo e tenetelo da parte. Io sono sempre dell'idea di tenervi un pezzo di ogni cosa da parte, perché non si sa mai come possono cambiare le cose in questo gioco, quindi potrebbe tornarvi utile in un secondo momento. 46esima Ovest, c'è un MP7 ottimo per il PvE, ha distruttore, autoconservazione e feroce. Tutti i talenti che nella 1.6 saranno naturalmente votati al PvE distruttore. Con il fatto che la corazza non sarà più così alta e il PvP non sarà poi così buono da avere, autoconservazione beh, è difficile da far funzionare in PvP visto i tanti colpi che non vanno a segno, e feroce, vabbè, il danno all'elite parla da solo. Se proprio volete usarla in PvP, io metterei con oddio, mi strozzo, scusate, metterei competente nel terzo slot al posto di feroce. All'interno della zona nera questa settimana non c'è niente di interessante, come accade da un po', quindi non vi porto a far vedere nulla. Ok, quindi noi rimaniamo in attesa di news sulla patch 1.6. Io spero di riuscire a darvi tutti i contenuti possibili che riuscirò a preparare nelle prossime settimane. Nel frattempo fate un buon weekend e ci sentiamo alla prossima. Ciao!